Con questo video e con i prossimi iniziamo una serie dedicata al calcolo integrale. Il calcolo integrale nasce dall'esigenza di risolvere due problemi. Il primo è quello di trovare la funzione primitiva di una funzione data. Il secondo è quello di calcolare l'area e altre grandezze fisiche che poi magari vedremo se affronteremo gli esercizi di fisica. Vediamo subito un primo esempio. Si è data la funzione f di x, 2x. Bisogna trovare la funzione f grande di x in modo che la sua derivata, quindi f grande primo di x, sia uguale ad f di x. In questo caso è abbastanza facile accorgersi che la funzione richiesta è x al quadrato più c. Infatti, derivando f grande di x, otteniamo 2x. Importante la presenza della costante c, che non è determinata, che però sappiamo che è costante, perché quando andiamo a derivare e l'integrazione è l'operazione inversa della derivazione, perdiamo l'informazione sull'eventuale presenza di termini costanti. Vediamo come è indicato l'integrale. L'integrale è indicato con questo simbolo. Abbiamo poi la funzione f di x, che si chiama funzione integranda in dx, e questo sarà uguale, quando impareremo a risolverli, a una funzione f grande di x, detta primitiva, più la costante c. Vediamo subito il primo esercizio. Vediamo come si risolve una tipologia di esercizi usando una regola di integrazione. Allora, si è data l'integrale di x alla n in dx. Questo è uguale a x alla n più 1 fratto n più 1 più c, con n appartenente ai reali e diverso da meno 1. Vedremo poi, risolvendo gli esercizi, perché abbiamo questa condizione su n. Ma risolviamo l'integrale di x più 2 in dx. Questo si può risolvere attraverso il calcolo di due integrali, in quanto l'integrale della somma è uguale alla somma degli integrali. Il primo integrale si risolve applicando la regola che abbiamo appena visto, quindi x elevato alla 1 più 1 fratto 1 più 1. La stessa cosa vale per il secondo integrale, la costante va fuori il segno di integrazione e siccome la costante è moltiplicata per x alla 0, ecco perché compare l'1, otteniamo, aggiungendo la costante, la primitiva della funzione data, che è 1 mezzo x al quadrato più 2x più c. Naturalmente, calcolando la derivata, che è l'operazione inversa dell'integrazione, dovremmo ottenere la funzione integranda. Infatti, deriviamo rispetto a x 1 mezzo x quadro più 2x più c, e otteniamo 2 per 1 mezzo per x più 2 più 0, cioè, semplificando il 2 con il 2, il primo termine, x più 2, che è proprio la funzione integranda.
prossimo esercizio. Calcolare il seguente integrale, x al quadrato più 3x in dx. Ora non sto a separare l'integrale, tanto sappiamo che vale la proprietà che l'integrale della somma è la somma degli integrali, quindi andiamo a risolvere subito applicando la regola. Quindi x elevato a 2 più 1 fratto 2 più 1 più 3 che moltiplica x elevato a 1 più 1 fratto 1 più 1 più c. Questo ancora è uguale a un terzo x al cubo più 3 mezzi x al quadrato più c. Calcolando la derivata si può verificare che è proprio uguale alla funzione integranda. Passiamo al prossimo. L'integrale di x al cubo più 1 in dx. Questo è uguale a la frazione x al cubo più 1 fratto 3 più 1 più 1 che moltiplica come prima x alla 0 più 1. Adesso le prime volte scriverò tutti i passaggi e poi vedremo che una volta capita la regola verrà in automatico. Quindi questo è uguale a un quarto x alla quarta più 1 non lo scriviamo e quindi x più c. Anche qui derivando il risultato ottenuto si risale alla funzione integranda. Integrale di x più 1 al quadrato in dx. Ora qui dobbiamo svolgere il quadrato per ottenere i termini da integrare. Sappiamo che il quadrato di un binomio è uguale al quadrato del primo termine più il doppio prodotto tra il primo e il secondo termine più il quadrato del secondo termine. Tutto in dx. Applichiamo la regola vista sopra e otteniamo linea di frazione x al quadrato più 1 fratto 2 più 1 più 2 che moltiplica x elevato a 1 più 1 fratto 1 più 1 più 1 per x alla 0 più 1 fratto 0 più 1 più c. Cioè x, anzi, scriviamo come lo abbiamo scritto prima, mettendo in evidenza la frazione, un terzo x al cubo più, qui si semplifica il 2 con il 2 al denominatore, e quindi otteniamo x al quadrato più x più c. Allora, calcolare il seguente integrale. Aperta parentesi, x al quadrato più 1 fratto x più 1 in dx. Anche qui l'unica cosa che si può fare, prima di calcolare le primitive, è svolgere i calcoli e quindi moltiplicare i due binomi. Otteniamo x al quadrato per x fa x al cubo, x al quadrato per 1 fa x al quadrato, 1 per x fa x e 1 per 1 fa 1. Tutto in dx. Quindi avremo
linea di frazione x al cubo più 1 fratto 3 più 1 più linea di frazione x al quadrato più 1 fratto 2 più 1 più linea di frazione x elevato a 1 più 1 fratto 1 più 1 più, e come al solito e per l'ultima volta magari lo indichiamo così, x elevato a 0 più 1 fratto 0 più 1 più la costante di integrazione. Quindi riscriviamoci. Il risultato ottenuto, 1 quarto x alla quarta più 1 terzo x al cubo più 1 mezzo x al quadrato più x più c. Per questo video finiamo qui. In basso a destra trovate il tasto per iscrivervi al canale. Attivate la campanellina in modo da essere aggiornati automaticamente sulle pubblicazioni dei prossimi video. Condividete sui vostri social così che potremo aiutare più persone possibile e in modo anche da far crescere il canale. In descrizione i miei contatti, mail, Instagram e Facebook. Grazie, un saluto a tutti e alla prossima.